Bookmania, l'appuntamento con i libri con Erika Zini. Buongiorno, bentornate all'appuntamento con i libri tutte le mattine qui su Ciao Radio e di TV e in un secondo momento trovate le trasmissioni anche su YouTube. Ebbene, quest'oggi vi voglio parlare di un libro particolare uscito da qualche tempo per la casa editrice Rizzoli, scritto da Guido Catalano, poeta e performer. Si intitola D'amore si muore, ma io no. Questa è la copertina davvero particolare di questo romanzo, che sembra fatta con una carta, quella che si usa per di solito per il pane o questi sacchetti marroncini, insomma, e poi questi colori spiccati, appunto si muore, d'amore si muore, ma io no, sottotitolato Il primo romanzo dell'ultimo dei poeti. Come dicevamo, è un giovane autore, poeta e performer, porta i suoi libri e la sua barba, ci tiene a sottolinearlo, in giro per l'Italia con oltre 130 reading all'anno, collabora con Smemoranda ed è ospite fisso di Caterpillar su Radio Rai 2, ha un blog sul Fatto Quotidiano e cura la posta del cuore per la rivista Linus, ha pubblicato per Mirage Edizioni Ti amo ma posso spiegarti e Piuttosto che morire m'ammazzo. Un romanzo già dalle premesse che immaginerete molto particolare, un romanzo che parla d'amore, ma parla soprattutto della fase di innamoramento, di quando ci si sente forse anche un po' stupidi e ingenui all'inizio, ma non c'è nulla né di stupido né di ingenuo in questo libro. Ci sono davvero tantissimi spunti per poter vedere la realtà, quello che ci sta attorno, dato anche dalla sensibilità probabilmente proprio dell'autore e del fatto che è poeta e quindi riesce a interpretare in maniera molto moderna, direi anche, ma allo stesso tempo antica, quelli che sono grandissimi temi, appunto come l'amore, ma anche il destino, ma anche la vita di tutti i giorni. All'interno del romanzo si trovano anche delle poesie, chiaramente, ma si nota già nel proprio stile in cui è scritto, versi brevi, informali, a volte anche decisamente crudi. Ma qual è la storia? La storia è quella di Giacomo e di Agata. Giacomo che incontra questa donna durante un volo da Torino a Palermo e si rende conto subito che questa è la donna della sua vita. In particolare scopre che lei è un'aracno, è una studiosa di ragni, mentre lui una delle sue più grandi paure è proprio quella dei ragni. Quindi insomma capite già da subito di che tipo di libro stiamo parlando, della particolarità di questa storia. Ovviamente ci sono tanti personaggi, c'è la migliore amica di Giacomo, c'è la sua Torino che è una cornice ideale per questo romanzo, non se ne parla mai in maniera approfondita ma è sempre tra le righe questa città magica un po' in tutti i sensi. Ebbene, il romanzo si preannuncia essere davvero intrigante, soprattutto dal punto di vista dell'analisi dei sentimenti che viene fatto, ma anche di come è in grado l'autore di rendere l'atmosfera o comunque sensazioni che ognuno di noi prova costantemente, ma sulle quali magari non ha mai deciso di soffermarsi più di tanto. E basta aprire anche casualmente il libro per trovare senz'altro degli spunti di riflessione o di sorriso o di approfondimento. Ad esempio, l'ansia da pianeta blu, vi leggo un pezzettino proprio all'interno. L'altra sera ero lì che ascoltavo la pioggia novembrina scendere senza soluzione di continuità e ho avuto l'idea malaugurata di guardarmi Melancolia di von Trier. I film di von Trier dovrebbero essere goduti previa assunzione di ansiolitici, solo che me lo dimentico sempre. E insomma, mi ha preso malissimo sta storia del pianeta blu che ci viene addosso. Ho fatto fatica ad addormentarmi
con tutti i pensieri che frullavano velocissimi dentro la mia testa. E poi mi sono addormentato malamente e a un certo punto mi sono svegliato nel cuore della notte, la guancia in una pozza di saliva e abbracciando il cuscino fortissimo, e non sapevo bene dove mi trovavo e con paura che non capivo di cosa, e una sensazione come di morte con il cuore che pompava a manetta, insomma, una specie di attacco di panico notturno, credo. Lars von Trier è come le canne per me: se non sei sereno è meglio di no, e io sereno proprio no, non sono. Direi che sereno in sto periodo è una parola forte. E quanti di noi potremmo dire di essere sereni in questo periodo, o magari è per noi una parola forte? Consigliato D'amore si muore ma io no, di Guido Catalano, l'ultimo, primo romanzo dell'ultimo dei poeti, pubblicato dalla casa editrice Rizzoli. E con questo è tutto anche per il consiglio di oggi, vi rimando l'appuntamento come sempre a domani mattina alle 10.30. Una buona giornata ovviamente di letture. Bookmania, l'appuntamento con i libri con Erika Zini.